Lazio conquista 3 punti d'oro al Falcone Borsellino di Paternò e continua il suo cammino in vetta alla classifica. Una vittoria arrivata grazie a questa strepitosa parata di Dio al 91esimo, che nega la gioia del gol e del pareggio Opoku. Ma partiamo dall'inizio, in campo 3 Exalos e Dama per il Milazzo, il super bomber Ciccio Pannitteri, ora allenatore, per il Paternò. I locali in cerca della vittoria iniziano a testa bassa facendo valere il proprio dinamismo contro un Milazzo schierato con il solo Venuti in attacco. Il primo acuto è degli ospiti con Calderone, ben servito a Camarda, Polessi è bravo e si rifugia in corner. Al 15esimo il Paternò passa in vantaggio con Trotta con un perfetto colpo di testa, al termine un'azione ben costruita da Poco che vince un contrasto al centrocampo con Dall'Oglio e serve il pallone dell'1-0. Il primo tempo scivola via senza azioni di rilievo tranne qualche conclusione da parte delle due squadre che non impensieriscono gli esperti portieri Polessi e Didio. Il match cambia dal 53esimo quando Mister Alacqua decide di inserire il gigante Dama. 7 minuti dopo Camarda su punizione trova la testa dell'attaccante che tutto solo in piena area supera Polessi e pareggia il conto. La partita si infiamma e a farne le spese sono San Giorgio e Carbonaro, che vengono espulsi dal bravo Virgilio di Trapani. Sulla seconda espulsione, al 76esimo, c'è anche il fallo del rigore commesso su Dama. Il gigante buono, con freddezza, spiazza Polessi, portando in vantaggio gli uomini del presidente Costantino. Il Paternò, pur in inferiorità numerica, cercano confusamente la rete del pareggio in un assalto finale sospinto da circa 200 spettatori presenti. E al 91esimo è Didio a diventare il secondo eroe di giornata, compiendo il miracolo già commentato all'inizio suo Poku. Il Milazzo conquista una vittoria sofferta ma meritata contro un Paternò che alla fine protesta vivacemente contro l'arbitro.